La giustizia riparativa come seconda possibilità per il detenuto, il carcere come palestra di legalità, l'incontro sul tema nella casa circondariale di Ariano. Il paradigma riparativo permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare con il consenso di entrambi alla risoluzione del conflitto nell'ottica della pacificazione sociale. È fondamentale ricordarci che la nostra mission, la nostra ragione sociale è il recupero e il carcere, in quanto palestra di legalità, non può rimanere indietro anche rispetto agli avvenimenti normativi. Cercheremo di capire dove stiamo andando, il senso della riparazione, il senso di questa esigenza profonda di pacificazione sociale, rispetto alla quale uno degli strumenti è appunto la giustizia riparativa. Un tema di grande attualità, anche se sappiamo tutti che è stato rinviato proprio il momento, come dire, operativo al 30 giugno. C'è un grosso investimento da parte del nostro legislatore, da parte quindi del governo, affinché la giustizia riparativa possa non essere soltanto qualcosa di scritto, ma possa concretamente operare. Io credo che ci saranno molte difficoltà perché leggendo il testo c'è un problema di costituzione dei centri per l'impiego, quindi questi centri che dovranno accogliere i mediatori, dovranno favorire gli incontri tra il reo e la vittima. Mi auguro che questi problemi saranno superati facilmente. Al tempo stesso io credo che si segni un ulteriore passo in avanti rispetto praticamente a quello che già era il significato della pena, intesa come appunto funzione rieducativa e non sicuramente come nell'accezione punitiva che molto spesso ancora nella società civile si ritrova. Io sono stata un po' colei che ha realizzato questo progetto e questo centro ad Avellino, e l'occasione di oggi è anche per far sapere che c'è ad Avellino un centro di giustizia riparativa e la giustizia riparativa entra anche nel carcere, quindi è un tema, un nuovo paradigma che interesserà anche i detenuti ed in particolare nella fase esecutiva, che è quella in cui c'è la possibilità, perché oggi il legislatore l'ha normativizzata e ha dato la possibilità quindi ai detenuti di come dire, avvicinarsi a questo nuovo paradigma, di comprenderne l'importanza e soprattutto, come dire, la operatività. La bellezza che salverà il mondo è l'amore, non un amore astratto, teorico, sentimentale, ma un amore concreto fatto di abbracci, di attenzione e anche di perdono, che è una parola che oggi è difficile a pronunciarsi, perdono. Rieducare, permettere il dialogo tra vittima e carnefice, perdonare, come ha fatto Francesca Genovese, mamma di Carmine, investito 20 anni fa ad Avellino, aveva 17 anni. Dopo un lungo percorso, Francesca è riuscita a far prevalere l'amore sull'odio. Nel libro Destini, la sua elaborazione del dolore. Non so neanche che faccia abbia, ricordo a stento il suo nome, ha detto a proposito della persona che ha investito il figlio. Imparare prima di tutto a non odiare, a non cercare vendetta, a capire soprattutto che da queste situazioni si può anche uscirne persone migliori, soprattutto questo. Io dalla mia parte, forse rispetto ad altre mamme, ho avuto l'età, ero giovanissima, avevo 37 anni, per cui molte risorse che diciamo ho sfruttato, però certamente è stato un percorso lungo, doloroso, e anche il libro viene fuori dopo 15 anni dalla tragedia, quindi non è stata una cosa facile, un'elaborazione facile, semplice, molto molto elaborata, però devo dire che è un sentirsi un po' diversa, una persona migliore sicuramente, questo è senza dubbio. Io non l'ho mai incontrata, non so neanche che faccia abbia, non, forse ricordo, assento il suo nome, il suo cognome, però non ho mai avuto un accanimento nei confronti di questa persona, non ho mai voluto sapere chi fosse, non, diciamo che è passata un po' in secondo piano, perché la cosa più grande era quella che mio figlio non c'era più. Poi come, dove, quando, chi, era molto relativo, molto. Una serie di circostanze, anche per questo il libro si chiama Destini, proprio per questo motivo. Per cui mio figlio poteva anche non passare per quella strada, però
con questo non voglio giustificare il fatto che quella persona aveva bevuto, per cui voglio dire, chi beve e si mette alla guida ovviamente deve anche capire che ci può essere un povero Cristo, un ragazzo su un motorino che passa o una persona che attraversa, per cui questo non giustifica il fatto che quella persona fosse ubriaca, però senza dubbio una serie di circostanze che hanno portato a tutto questo.